Certo, la mostra da Lotto a Caravaggio è dedicata alla collezione e alle ricerche di Roberto Longhi, però a noi sembra che ci sia una grande assente a questa mostra ed è, almeno nel suo nome d'arte, Anna Banti. Anna Banti, che in realtà si chiamava Lucia Lopresti, era stata allieva del Longhi in una terza liceo del Visconti. E aveva esordito come storica dell'arte. Negli anni 20 aveva viaggiato con lui per i musei e per i mercanti d'Europa. Poi, quando si sposò, era convinta che fosse arrivata la felicità. Sposare Longhi era toccare il cielo ed impiegò tutta una vita a ricredersi, sempre ammesso che si sia mai ricreduta. Intanto, però, aveva lasciato i suoi studi, aveva lasciato la sua carriera, lavorava insieme a Longhi nella stessa stanza e non era facile all'epoca andare avanti. E così in qualche modo decise di cambiare strada e fu lo stesso Longhi a suggerirle il romanzo. In fondo le piaceva scrivere storie e poteva essere quella la sua strada. Prese un nome d'arte, Anna Banti, appunto, scrisse qualche racconto che piacque a Emilio Cecchi e poi i libri. I libri sono molto belli, il più famoso è quello su Artemisia. Oggi sono abbastanza poco letti, eppure una delle prime donne a ritirare fuori il talento di straordinarie artiste. C'è un episodio divertente: Berenson, incontrando Longhi dopo circa 30 anni di gelo, gli disse: "Come ci si sente a vivere con un genio?", facendo evidentemente riferimento ad Anna Banti. La mostra da Lotto a Caravaggio è aperta nel complesso monumentale del Broletto a Novara fino al 24 luglio. Sono esposte le opere sia della collezione privata, sia i principali autori di studio di Roberto Longhi, che era nato nel 1890 e morì nel 1970, e che è stato sicuramente uno dei più importanti critici dell'arte italiani del Novecento. In particolare, ovviamente, è bellissimo il San Francesco del Caravaggio.